Dei Isa, Lombardo Marco. Benvenuti alla 12ª puntata del nostro TG. In questa edizione, oltre a parlare dei temi riferenti al nostro paese, vi sarà anche uno spazio culturale riguardante il nostro concittadino Don Pietro Boifava. Ma prima... Un problema riguardante la salute dei nostri abitanti, ovvero l'amianto. Servizio curato da Bugna Davide, Franzoni Luca. Uno dei problemi riguardanti Serle è la presenza di amianto nelle varie zone. Il problema consiste in quanto l'amianto si sfibra rilasciando sostanze tossiche nell'ambiente, provocando così tumori e malattie. La maggior parte dell'amianto situato in questo piccolo paese viene utilizzato per la realizzazione di casolari improvvisati per ricovero di animali. Purtroppo questi, nel passare degli anni, potranno lasciare sostanze dannose per gli abitanti. Sentiamo il parere di alcuni residenti riguardanti questo problema. Secondo lei, la presenza di amianto a Serle è un fattore positivo o negativo? Sicuramente è negativo, perché da quello che ci hanno detto gli scienziati, i medici, i dottori, è una cosa che fa male alle persone, fa venire i tumori così, e tutto quello che può far male alle persone e alla terra bisogna eliminarlo, sicuramente, quindi è negativo. Lei ha mai utilizzato amianto nella fabbricazione di casolari improvvisati? Non l'ho mai utilizzato. Perché non ho fatto Grazie per la sua collaborazione. Da qui è tutto, Luca Franzoni e Bugna Davide, a voi studio. Ma carino. Bentornati in studio. Come secondo servizio vorremmo esporvi il tema riguardante i rospi. Servizio curato da Chiara Franzoni e Flavio Bresciani. L'altopiano serlese, area di fama ormai italiana, ospita molti animali. Alcuni di essi sono specie protette, altri circolano liberi per il vasto territorio. In Cariadeghe troviamo alcuni piccoli laghi e alcuni piccoli stagni che lo caratterizzano. Essi sono le tane dei rospi, gli animali in questione, soprattutto in questo periodo d'accoppiamento, devono essere tutelati. Per tal motivo il comune serlese ha investito dei soldi per la costruzione di barriere e di sottopassaggi a favore di questi anfibi. Si tratta di una base in ferro appositamente ricoperta da un telo plastificato color verde militare, ottimo per la mimetizzazione. Il sottopassaggio creato in marmo è stato ideato per fare in modo che le rane non attraversino la strada, correndo il rischio di essere schiacciate. Purtroppo non tutte le rane usufruiscono del servizio e si abbandonano al loro triste destino. Per questo motivo siamo a chiedervi di fare attenzione. Il Comune ha fatto la sua parte, ora tocca a noi. Eccoci nuovamente in studio. Dopo l'interessante servizio sui rospi, è il turno di un argomento che coinvolge la natura, ovvero il Via Pulito. Servizio curato da Giulia Casali, Carli Giovanni, Grazioli Simona. Nella giornata del 14 aprile 2013, il Comune di Serle, come tutti gli anni, ha organizzato una giornata all'insegna dell'ambiente, battezzata col nome di Verde Pulito. In tal giornata, la popolazione serlese, armata di sacchetti dell'immondizia, guanti e molta voglia di migliorare l'aspetto del paese, si è radunata presso la Casa dei Serlesi, dove sono state poi assegnate varie località per l'intervento e un sacchetto contenente panini e bibite per rinfucillarsi e non perdere le forze, utili per la nobile iniziativa. Verso le 8 ogni gruppo si è incamminato lungo il percorso stabilito prima e ha iniziato a fare le pulizie all'aperto,
contribuendo così a dare una mano all'ambiente e a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dei luoghi comuni e a tentare di educare chi non è educato. La giornata si è conclusa con cassonetti pronti da svuotare e un paesaggio più bello da ammirare. Dal paesaggio di Serle tutto, a voi studio. Ora uno spazio dedicato alla cultura, che tratterà la storia di Don Pietro Guifavo, servizio curato da alcuni nostri compagni. Durante le 10 giornate di Brescia, in cui la città gloriosamente si distinse contro il potente esercito austriaco, tanto da meritarsi l'appellativo di Leonessa d'Italia, ha operato una persona, o meglio un prete, che per lungo tempo è rimasto nell'ombra poiché la storia non gli ha attribuito il giusto valore. Costui è Don Pietro Boifava, nato a Serle il 28 luglio 1794 dall'unione di Angelo Gaetano Boifava e Maddalena Batta. All'età di 19 anni, Pietro viene chiamato alle armi e una volta tornato sviluppa una forte fede e decide di entrare in seminario. Però dovrà attendere molto tempo prima di poter diventare sacerdote a causa del suo passato da combattente. Così, nel 1820 riceve l'ordine di sacerdote e il 25 dicembre celebra la sua prima messa a Serle. Nel frattempo, gli ideali patriottici avevano iniziato a infiltrarsi anche all'interno del seminario e Boifava ne era stato profondamente influenzato. Infatti, secondo Pietro, gli austriaci erano profanatori della patria e durante la rivolta li paragonerà ai mercanti che Gesù scacciò dal Tempio. Una volta stabilitosi a Serle, dal 1840, inizia la lite con il parroco Mabellini di Ponte Caffaro, forse causata dal fatto che erano invidiosi l'uno dell'altro. Numerose citazioni di storici ritraggono il Boifava come un uomo vivace, sciatto nel vestire e inelegante nel parlare, sguardo accigliato come quello di un cacciatore, freddo nel carattere, ma di animo nobile. All'inizio del 49, Boifava e i suoi uomini sono pronti e ben armati per entrare da protagonisti nelle 10 giornate di Brescia. Il 19 marzo, sui Ronchi, compare Don Boifava con i suoi uomini, ai quali tocca aprire le danze dell'insurrezione armata. La situazione in città precipita e il 23 marzo scoppia la rivolta. In un primo momento, gli scontri videro primeggiare la banda del prete, ma ben presto, vuoi per la scarsità dei mezzi, vuoi per le incomprensioni organizzative con un altro grande della storia, Tito Speri, l'esercito austriaco ebbe la meglio, costringendo il 30 marzo la banda del Boifava a lasciare la battaglia. Quando la rivolta finisce, Boifava è costretto a fuggire in Svizzera. Egli, infatti, è ricercato come uno dei capi più pericolosi delle 10 giornate. Questo gli impedisce di rientrare subito a Serle, e quando gli austriaci trovano il famigerato prete, lo sottopongono a un processo, nel quale un soldato austriaco, che era stato suo prigioniero, testimonia in suo favore, dicendo che il periodo di prigionia presso la casa del prete è stato il più bello passato in Italia. Grazie al suo intervento, Boifava torna a Serle e nel 1856 presenta la domanda di essere ammesso come curato, ma sfortunatamente viene rifiutata. Però, dopo qualche tempo, la popolazione riacquista fiducia in lui. Patriota, contadino, cacciatore, soldato. Il patriottismo di Boifava si concentrava sui fatti più che sulle parole. Intorno al 60 viene nominato primo consigliere e poi sindaco. Nel 62 cade dalla presidenza e nel 1865 viene rieletto. Nonostante la sua infermità, egli si sforza di migliorare i servizi scolastici e sanitari del suo paese. Boifava, da sindaco, risorse diverse liti tra serlesi. Il 16 ottobre 1879, alle 5 di pomeriggio, Don Boifava muore alla venerabile età di 85 anni. La morte di un protagonista delle 10 giornate non passò inosservata alla stampa e gli dedicò diverse pagine. Gli svariati monumenti dedicati a Don Boifava ricordano le sue gesta che l'avevano reso per Serle un padre e un benefattore. Rieccoci studio, ora tratteremo un argomento legato allo sport, i giochi della gioventù. Servizio curato da Marco Rabba e Ragnoli Stefano. Il giorno 22 aprile 2013, presso il comune di Govardo, si sarebbero dovuto svolgersi i giochi della gioventù, dove gli alunni delle scuole secondarie di Serle e Nuvolento dovevano gareggiare contro altre scuole della provincia.
Alle 7.45 i ragazzi sono partiti dalle scuole elementari di Serle con il pullman del comune ed hanno fatto sosta alla scuola di Novolento per prendere gli alunni partecipanti. Dopo un viaggio di circa 30 minuti, i ragazzi sono giunti sul posto, dove si sono accomodati sulle tribune del campo sportivo. Purtroppo, dopo una lunga discussione, i dirigenti hanno deciso di annullare la manifestazione a causa della forte pioggia. Saputa la brutta notizia, i ragazzi, arrivati il pullman, sono dovuti ritornare nelle loro scuole e continuare la lezione insieme al resto della classe. Bentornati, ora un servizio per gli amanti delle due ruote. Stiamo parlando del motocross. Servizio curato da Dasona Michael, Mecenero Andrea e Sorsoli Roberto. Tra i numerosi sport che si praticano a Serle, uno in particolare, il più conosciuto nella provincia di Brescia e persino nella regione, è il motocross. Il motocross è uno sport agonistico, in cui richiede molta attenzione e soprattutto rispetto per l'avversario. La pista a Serle è stata realizzata in una zona isolata, in vicinanza delle cave, per non disturbare le abitazioni nei paraggi. Il tracciato ha una lunghezza di 1.400 metri e costituito da diversi saliscendi, curva a gomito e dosci di diversa altezza, mette a dura prova la bravura dei campioni. Il terreno è argilloso, per cui se piove diventa viscido e si cade facilmente, mentre quando il clima è arido il terreno è sabbioso e dunque polveroso. Ma per maggiori informazioni abbiamo intervistato il dirigente. Da quanto tempo è che c'è l'impianto di motocross? L'impianto esiste dal 1983, è stato formato dal motoclub Serle, che poi circa 10 anni fa si è fuso con l'MC l'acquedotto di Nuvolera e è nato il motoclub Le Valli, che adesso è qua a sede a Serle. Com'è il programma della stagione? Allora, quest'anno abbiamo la gara del campionato regionale WISP al 5 di maggio e abbinata c'è l'interregionale Trofeo dei Marmi, che è il terzo anno che lo facciamo, con un montepremi molto importante. Poi al 19 maggio abbiamo una gara di campionato regionale FMI e al 30 di giugno una gara di campionato regionale del Veneto, però, che sono già 3 anni che vengono a fare una gara qua da noi. A che livello è la pista? Allora, la nostra pista è di terza categoria, ma non per quanto riguarda il tracciato, che tecnicamente potrebbe benissimo essere di prima categoria, ma purtroppo per le strutture esterne, parcheggi e quant'altro, la ricettività qua è un po' difficile, quindi rimaniamo in terza categoria perché non potremmo fare, anche volendo, gare più grosse. La ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie a voi e a presto. Infine, un ringraziamento speciale a Margherita Frangioni, nonna del nostro compagno, che ha aiutato il Comitato dei Genitori nella realizzazione del progetto per l'ammodernamento dell'aula informatica. Grazie per averci seguito e vi aspettiamo nell'ultima puntata. Non mancate. Arrivederci da Ragnolo Stefano, Bode Isa, Domenico Marco.